Al centro del mound, esercizio a pagina 4. 1, 2, 3. Ripetilo 20 volte. Esercizio numero 2. 1, 2, 3. Con questi primi due esercizi vai a studiare il tuo modo di muoverti per produrre il suono dell'accento, il colpo forte, e dentro un flusso di colpi, diciamo, deboli, suonati piano. In questo esercizio quindi vai ad enfatizzare, vai a capire come gli accenti si devono preparare in modo diverso rispetto alle note non accentate. Quindi, primo, di questa serie di colpi farà in modo che tu ti debba muovere con questo movimento qui per l'accento, diciamo un downstroke, e ti devi preparare con un upstroke per fare l'accento successivo. Quindi, entrare nello specifico anche dei colpi tap, che sono e i full, che sono questi, i tap sono quelli che si suonano piano, e i full sono i colpi che tornano in alto sempre, ogni volta quando dobbiamo fare questi due. Questo qua è un full, full down, full down, quindi quello che succede è sulla mano destra, full down, tap up, full down, tap up. Non ci concentriamo su questo, cerchiamo di capire soltanto gli accenti, poi ci sarà modo in un secondo momento di analizzare anche bene tutti quanti i movimenti. Per adesso cerca di concentrarti nel produrre bene gli accenti. Andando avanti, nell'esercizio numero 3 trovi i colpi doppi, right, left, left, però devi mantenere la stessa accentuazione, quindi ti verrà che nel primo caso right, right, farai forte e piano. Left, no, scusa, left, left, forte e piano, quindi right, right, left, left. E nella seconda, nel terzo movimento avrai right, right, quindi piano, forte, sempre con la stessa mano, piano, piano, right, right, left, left. Quindi la sequenza è lo stesso suono di accentuazione, ma con posizioni diverse, quindi diventerà right, scusa, right, right, left, left, right, left, left. E suona sempre allo stesso modo. Sentiamo col metronomo. 1, 2, 3. Stessa cosa se parti con la sinistra, verrà fuori. Left, left, right, left, right. Quindi la forma è sempre colpi doppi, ma gli accenti stanno nelle stesse posizioni. Il suono degli accenti non cambia. 1, 2, 3. Il 5 ci fa fare il paradiddle, sempre con la stessa posizione di accenti. Quindi paradiddle, paradiddle, quindi paradiddle, viene accentuato in questo modo. Paradiddle.
più complicato. Però se noi questi esercizi li vediamo dal punto di vista musicale, possiamo osservare che in questo caso la mano destra suona sempre le accentuazioni, tranne che sul finale, quindi diventa qualcosa che ha a che fare con questo modo di suonare. Quindi soltanto sul finale interviene la sinistra. Se noi lo vediamo come un fill, possiamo sentirne già il suono, no? Se io magari, ecco, metto un secondo pad che mi fa sentire due suoni diversi, come se fosse rullante e tom. E poi c'è. Facciamo sul metronomo. Chiuta sul rullante. Stessa cosa al contrario, come se volessimo suonare, non so, su Charleston. Proviamo a dargli un senso musicale, no? Se noi partiamo dalla forma dell'esercizio sul rullante, sappiamo che quindi è così. Se abbiamo questa mano sinistra, a parte questo corpo. Abbiamo la mano sinistra che interviene soltanto sulla parte finale, e la mano destra che si muove sul set, che potrebbe muoversi sul set, tipo in questo modo. One, two, three, ten, four, ah. Durante un groove, io posso usare questa frase per, non so, fare un fill, un assolo, uno scambio. One, two, three, three, three. È un'idea, certo, lascia il tempo che trova perché è comunque uno studio. L'applicazione qual è la musica, uno deve cercarla nella musicalità che ha il brano, ascoltando gli altri, cercando di capire quali sono gli accenti giusti, però ecco, questa è un'applicazione dell'esercizio. Un'altra applicazione è quella, quindi, invece che spostare la mano destra sulla batteria, quindi sui tamburi, sui tom, quella di sostituire la mano destra sul Charleston, tiri fuori una ritmica un po', tra parentesi, funky, no?
suonando. Aggiungendo un backbeat al centro dove manca l'accento, la puoi anche ricostruire tutta la frase mettendoci un accento in più, proprio per il discorso di musicalità, no? Non dobbiamo per forza fare le cose a livello didattico, no? Se sono così a livello didattico, poi musicalmente poi devi essere in grado di plasmare e di modificare all'occorrenza. Quindi se la frase musicale è questa. Quella suggerita sempre sulla central bound, allora tu potrai fare. Questo accento non c'è, però deve restare 1, 2, 3, 4, 1, 2 per dare stabilità al ritmo, tu ce lo metti lo stesso l'accento. Ultimissima cosa riguardo questa pagina, e poi faccio sentire magari sulla batteria, ti faccio sentire sulla batteria come faccio questa frase più l'ostinato, no? L'ultima cosa riguardo questa pagina che è scritta in tempo tagliato, quindi tutto quello che abbiamo fatto adesso a 100 bpm, 2, 3, 4, e quindi abbiamo suonato in ottavi, 1, 2, 3, 4, quindi 1 and 2 and 3 and 4 and... Va suonato al doppio della velocità perché essendo in tempo tagliato si conta così, non è più 1, 2, 3, 4, ma è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Subito parlare di mi è venuto spontaneo, ma se noi lo facciamo con la mano destra, per esempio, qui questa tecnica è, diciamo, il punto di arrivo. Questa velocità 100 bpm a tempo tagliato, almeno secondo, per quanto mi riguarda, è un buon punto di arrivo. Ci puoi, poi se lavori in questo modo per arrivare ad avere questa tecnica, poi ci puoi fare un sacco di cose sulla batteria. Ti faccio sentire qualcosa, eh?